Ciao amici, ben ritrovati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo grazioso sacchetto che può essere fatto, diciamo, con lo stesso motivo, però magari alternandolo vi viene in questo modo. Qui vi verrà tipo scacchi, quindi questi rombi sono alternati, mentre questi sono fatti sulla stessa riga. La lavorazione è la stessa, soltanto che nei vari giri andrete poi ad alternare i motivi. Quindi i rombi alla fine andranno fatti in modo alternato. Io ho utilizzato per una comunione e l'ho fatti bianchi, ma potete farli di qualsiasi colore, sono molto graziosi, sono semplici da realizzare, hanno questi piccoli rombi qui alla base della lavorazione e finiscono in questo modo. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare il sacchetto porta confetti avviamo una catenella di 18 maglie. Io vado a utilizzare il filato numero 8 e un uncinetto numero 2 e vado a fare le mie 18 catenelle. Giro poi il lavoro e vado a lavorare in questo modo. Vado a fare 3 maglie alte nella prima maglia, quindi una vado a sostituirlo con le 3 catenelle, poi vado a fare la seconda e la terza maglia alta nello stesso punto. Poi vado a fare una catenella, salto una maglia di base, entro nella prossima e vado a fare una maglia alta. Faccio una catenella e ripeto 3 maglie alte saltando una maglia, vado nella prossima e lavoro 3 maglie alte nella stessa maglia. Quindi devo ripetere questa sequenza per tutto il giro della catenella. Faccio la mia catenella, salto la maglia di base, vado nella prossima e questa volta faccio una maglia alta. E vado ad alternare una maglia alta, una catenella, 3 maglie alte, una catenella e ripeto così per tutta la catenella. Arrivata all'ultimo, faccio in questo modo: vado a fare una catenella e poi qui dove ho le mie 3 maglie, vado a fare una maglia alta. Quindi giro e lavoro sotto la catenella di sotto, così. Fatto la mia maglia alta, vado a fare la mia catenella, ripeto la sequenza. Però lì dove c'è la maglia alta vado a fare le 3 maglie alte, in modo da girare il lavoro e proseguire su questo lato di sotto della catenella. Quindi faccio la mia maglia catenella, qui dove ho le 3 maglie vado a fare la mia maglia alta. Faccio la mia catenella e vado a fare le 3 maglie alte. Proseguo così fino alla fine della catenella di base. Arrivata all'ultima maglia, qui dove abbiamo fatto la nostra maglia alta, facciamo una catenella e ci agganciamo alle prime 3 maglie alte del giro precedente con una maglia bassissima. Fatto questo, ora su quelle 3 maglie che abbiamo fatto iniziali, le 3 maglie alte, dobbiamo andare a fare le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi facciamo in questo modo: facciamo 2 catenelle per iniziare, poi andiamo nella prossima, facciamo la maglia alta però lavorandola per metà, così, poi facciamo la terza maglia alta lavorandola sempre per metà e poi chiudiamo tutto insieme. E poi andiamo a fare una catenella e di nuovo una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente. Facciamo una catenella e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi facciamo in questo modo: lavoriamo la metà della maglia alta, la seconda metà della maglia alta e la terza metà della maglia alta e poi chiudiamo tutto insieme.
e proseguiamo il giro in questo modo fino ad arrivare all'inizio del lavoro. Quindi dove c'è la maglia alta facciamo la nostra maglia alta, dove sono le tre maglie alte le dobbiamo andare a chiudere insieme, facendo sempre tre maglie alte però chiuse insieme. Quindi per chiuderle insieme facciamo la nostra maglia alta chiusa per metà, l'ultima chiusa per metà, poi andiamo a chiudere tutto insieme e proseguiamo così per tutto il giro, anche per la parte di sotto della catenella. E anche qui alla fine del giro ci andiamo ad agganciare nella prima delle tre maglie alte chiuse insieme qui al centro e andiamo a fare la nostra maglia bassissima e chiudere il lavoro in questo modo. Per quest'altro giro dobbiamo riprendere il primo giro, quindi dobbiamo fare in questo modo, sempre nella parte centrale della maglia andiamo a lavorare le nostre tre maglie alte, però questa volta non le chiudiamo perché dobbiamo fare la base del rombo. Quindi andiamo a fare le nostre tre maglie alte nello stesso foro, facciamo la nostra catenella, la nostra maglia alta sulla maglia alta del giro precedente, la catenella e di nuovo le tre maglie alte qui al centro del rombo del giro precedente. Quindi la lavorazione è praticamente molto ripetitiva. La differenza tra un giro e l'altro, tra il primo e il secondo giro, è quella di fare le tre maglie alte non chiuse per il primo giro, mentre per il secondo giro andremo a fare chiuse insieme, in modo da far venire fuori questo rombo, diciamo, tra le tre maglie di sopra e le tre maglie di sotto e quelle di sopra chiuse insieme, verrà fuori questo piccolo rombo che sarà la decorazione del nostro sacchetto. Andiamo a ripetere la lavorazione. Io l'ho ripetuta per 1, 2, 3, 4, 5 e 6 giri. Ho fatto per 6 giri complessivi lo stesso lavoro fino ad arrivare a questa altezza. Poi decidetela voi, poi andate a mettere il vostro velo all'interno e la parte finale del vostro sacchetto potete decorarla in questo modo. Io sono andata a fare la decorazione finale del sacchetto, l'ho realizzata in questo modo. Ho fatto due maglie basse nell'archetto qui, 1 e 2 dove abbiamo la maglia alta, e vado a fare 3 catenelle per fare il pippiolino. Vado a chiudere con una maglia bassissima in modo da formare il classico pippiolino qui al centro e poi vado a fare lì dove sono l'archetto, vado a fare le mie due maglie basse nell'archetto, salto questa parte, vado di nuovo nell'archetto, vado a fare le mie due maglie basse, il pippiolino 1 2 e 3 catenelle, entro nella prima, vado a fare una maglia bassissima e creo il pippiolino, poi vado qui e vado a fare le mie due maglie basse, entro nell'archetto qui, vado a fare due maglie basse e vado a fare il pippiolino 1 2 e 3 catenelle, entro nella prima, vado a fare una maglia bassissima chiudendo e poi proseguo con le due maglie nell'archetto e proseguo così fino a concludere tutta la parte superiore del sacchetto. Questa sarà la parte terminale. Qui andrò a mettere un semplice cordoncino fatto sempre con la catenella in modo da chiudere il sacchetto. Alla fine mi aggancio con una maglia bassissima, chiudo il lavoro, vado poi a nascondere il filo all'interno e magari vado ad inserire i confetti, fermo con un nastrino,
e inserisco all'interno del sacchetto, oppure possiamo semplicemente mettere i nostri confetti dentro un carta cellophane, come più gradite, e poi andate a fermare con una semplice catenella o con un po' di nastrino, come preferite, il vostro sacchetto. Potete fare anche semplicemente questo cordoncino fatto di catenelle, andate a fare abbastanza lungo in modo da poter poi legare il sacchetto. Io ho fatto una catenella di 70 maglie, potete farle piccoli nodini alla base da un lato e dall'altro, questo è facoltativo, decidete voi, e andate poi a fermare o semplicemente legando il sacchetto, oppure potete, volendo, passarlo attraverso i fori in modo che non si sganci, non cade. Dipende da come volete voi rifinire la cosa, quindi fate il vostro piccolo nodino alla base e poi tagliate il filo e andate a fermare o così semplicemente dalla parte esterna, andate poi a legare con un piccolo fiocco, oppure potete passare direttamente attraverso i forellini il sacchetto, quindi potete passarlo attraverso i forellini oppure lasciarlo semplicemente così legato, potete farlo più lungo come più vi piace, oppure potete usare un nastrino direttamente e passarlo oppure legarlo così. Volendo i rombi potete anche alternarli, magari su questa fila li fate da questa parte, su quest'altra fila invece li fate tra una maglia alta e l'altra, quindi andate a posizionarli in modo alternato e verranno alternati. Volendo, nei vari giri potete fare in questo modo: se il primo giro l'avete fatto qui il vostro rombo, magari in quest'altro giro successivo andrete a fare qui dove avete la maglia alta, andate a alternare in questo modo, quindi dove abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme andiamo a fare una maglia alta, in questo caso vado a fare le 3 catenelle per iniziare, poi vado a fare la quarta catenella per fare la catenella tra una parte e l'altra e poi vado a fare qui le mie 3 maglie alte sulla maglia alta in modo da far venire alternato il lavoro, e dipende un po' come volete voi che venga. Andate a fare solo questa differenza e i rombi verranno alternati nei giri. Vedete, qui dove abbiamo le maglie alte verrà la nostra il nostro rombo, e lì dove c'è la maglia alta verranno, cioè dove sono dove c'è il rombo precedente verrà la maglia alta. I giri sono gli stessi, soltanto che magari se volete questo effetto dovete poi alternare. Se invece volete l'effetto semplice e dritto, andate semplicemente a ripetere i rombi lì dove sono i rombi e dove c'è la maglia alta, andate a fare la vostra maglia alta. La decorazione finale è la stessa e quindi vi verrà leggermente diverso il disegno. E visto che la cliente era indecisa, abbiamo deciso poi di farlo metà di questo modellino e metà di quest'altro modellino, così abbiamo avuto tutti e due i modellini. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi abbraccio, vi aspetto al prossimo, ciao ciao, un bacio!